Buon lunedì, torno dalla lezione di Zumba, buon inizio settimana. Aspettate che svuoto questo sacchetto insieme a voi. E abbiamo comprato uno, caffè, Müller, vaniglia, Müller. E un altro, senza lattosio, pesca e albicocca, ma perché mi piace il gusto. Ho preso non uno, non due, ma 5 pacchi di questi biscotti che sono in offerta, così prendo al centesimo, che non so se è una catena siciliana, cioè di Palermo, quindi a 1,75 euro sono buonissimi. Ho preso 5 pacchi, vabbè, li metto qua, che li vado a mettere in dispensa di là. Poi, da paghi poco, fette biscottate integrali, altri 2 yogurt, così ora c'è merenda, yogurt amato, zucchero, avena e mele. Pomodorinis, poi tacchino, liberamente in offerta e prosciutto. Dopo questi non ce l'ho. Marmellata Hero alla fragola, funghi, una lattughina, un iceberg, misto fritto, piselli in offerta, formato famiglia. Filettati ancora freschi, filetti di merluzzo della Findus, ragazzi, non si possono comprare 9 euro. Vabbè. Bellino questo coso che mi tiene il telefono. Devo aggiustarlo, devo farmi pure lo shampoo, ma non so cosa fare prima. Dovrei prima controllare i capelli, prima di accendere il telefono per fare un video, vabbè. Buongiorno, buon martedì. Diciamo che il mio standard è prestino, nel senso che sono le 8. Sono sveglia già da un pochino. Perché andando a fare le unghiette? Adesso ho fatte lunghe, non ho mai avuto forse così lunghe. Sì, devo andare a cambiare decisamente il colore. Sto prendendo caffè e poi vado a piedi. Beh, con la speranza che non diluvia, perché stanotte c'è stata veramente l'inondazione. Forse tutta la pioggia che non ha piovuto quest'inverno, perché non ha piovuto. Completamente a Palermo, ha piovuto ieri sera, stanotte. E sentiva, cioè, io mi sono svegliata, quindi è dalle 5 e mezzo che un po' sento questa pioggia che dormicchio. Volevo salutare tutte le mie amiche che rispondono sempre con entusiasmo ai miei vlog semplici, molto, molto casalinghi, molto così. Però siete sempre presenti, io veramente mi stupisco di questo perché lo stupore è la forma più alta comunque dell'interesse di un uomo, quindi stupirsi per me è la cosa più bella. Quando qualcuno riesce ancora a stupirsi, si vede che non è arrivato, quindi io sono contentissima di questo. Sono contentissima anche che ci siete. Vi mando un bacio a tutte l'uno ad uno. Se me lo ricordo, mi scrivo poi veramente i ringraziamenti, anche perché alcune di voi hanno il canale, ed è giusto che io possa ringraziare anche questi canali che mi seguono. In questo momento, diciamo, è inutile che io dica, posso fare un nome a caso, la dolcezza vi guardando, la mia cara amica, ma le altre non mi ricordo se qualcun altro ha il canale, come Morosita, Morosita, Barbara, Maria Rosa, Mary, Flo Flo, il canale di Flo Flo, e anche lei c'ha un canale. Comunque poi andrò a guardare e mi faccio magari un elenchino. Niente, qualcuna di voi mi chiedeva, per esempio, Antonella, mi chiedeva cosa avevo visto al cinema. Al cinema ho visto I ragazzi irresistibili, cioè una commedia comunque con due attori anzianotti del varietà di tempi. I nomi non li conosco perché non sono per me conosciuti, nel senso che li vedevo in televisione, forse magari quando erano più giovani, ma io non me lo ricordo. E in poche parole loro hanno messo in scena la loro rimpatriata da anziani, che dovevano fare comunque un provino in America, naturalmente a Hollywood, non so dov'era. È carino, è una comicità molto leggera, comicità teatrale, comicità di altri tempi un pochino, una battuta dietro l'altra che facevano ridere, ma un po'
non stupida, non sminuirei mai, perché mi sono stato carino, però leggera, cioè non costruita come i comici di adesso, che comunque è molto più svelta. È stato carino. Poi teatro, stiamo parlando di teatro, quindi quello è il genere. È stato bello. L'unica incombenza è che mia cognata aveva i posti in galleria, cioè sopra, cioè io guardavo il tetto, io soffro i vertigini, quindi io guardavo il tetto e stavo morendo. Infatti dovevo guardare forza giù, quando ho spento la luce è andata molto meglio, ma è stato per i primi 10 minuti che c'era la luce accesa, ero terrorizzata. Cioè ho detto a mia cognata, io voglio scendere. Cioè, tu dove vai? Però poi mi sono abituata, è stato bello. A me piace ogni tanto anche andare. Mi piacerebbe andarci più spesso, ma a mio marito non piace. Quindi ci dovrei andare sola un po', mi scoccia. Va bene, mi vado a preparare, altrimenti faccio tardi. E loro stanno per rifiorire. Buon giovedì! Cioè giovedì inoltrato, vabbè, inoltrato no. Oggi mi sono svegliata prestissimo, sono già le 11:10, sono stata in palestra. E vado a farmi adesso la doccia, quindi adesso devo sistemare casa. Volevo farvi vedere la bellezza. La bellezza, tutte sono, queste diciamo un po' più in ritardo, queste stiamo arrivando, guardate qua, stiamo arrivando. Niente, io le amo, le adoro. Sapete quanto mi piacciono le orchidee. Questa deve, ne ha talmente tante che non so dove metterle. Ah, scusate, un quadro qua. Quest'anno, secondo me, stanno ritardando un po' a fiorire, ma meglio perché così dureranno ancora di più. Perché mi pare che l'anno scorso a febbraio già stavano fiorendo, però ci siamo quasi. Io non lo so, gli parlo, le tocco, sono per me il mio orgoglio. E secondo me questa posizione, questa portafinestre, che è l'unica posizione che loro hanno dove prendono il sole. Poteva solo, mi sono andata a fare la doccia. E quindi questo sole poi rincuora. Sono andata in palestra a piedi finalmente, perché adesso il tempo si è ripreso. E sono un pochino stanca per le gambe. Vado a farmi una doccia e poi più tardi ho un appuntamento. E basta. L'altro giorno ho comprato un po' di detersivi, ma siccome mio marito ogni volta è qui, nel senso gironzo, mi dice: ma io non ti... Mi scoccia, non ho fatto il video, sono andata a fare un po' di rifornimento di detersivi, che stranamente diciamo che avevo la dispensa, diciamo, dei detersivi un po' vuota. Come d'altronde la dispensa quella normale, perché per ora, essendo a dieta con la nutrizionista, non posso comprare nulla di quello che io mangiavo solitamente. Cioè, intanto, con compenso c'è il frigorifero pieno di verdure, quindi a volte non vi faccio... Comunque gli svuota la spesa, perché fondamentalmente sono cose molto, molto, molto poco interessanti. Domani vado a fare la piega dal parrucchiere, che sabato c'è un evento. Sabato i miei genitori fanno 50 anni di matrimonio. Ah, infatti ho fatto le mani a tema, anche se non mi fanno impazzire, devo dire la verità. Io non sono per questi colori così chiari, perché secondo me mi muoiono un po'. Però essendo che ho... Un completo chiaro, non volevo mettere un mio solito colore sparato tipo fucsia o viola, questi colori del genere. Quindi abbiamo fatto una cosa molto delicata, che è un rosa che tende al d'oro, cioè al dorato, perché c'è una nuova tendenza di queste unghie così. Sono classiche, diciamo calme, tranquille, ma io preferisco altro. Bene, bene, cioè lo stesso colore, siamo tutti uguali, lo stesso colore. Però hanno un gioco di luce carino. Ecco gli occhiali Shein, niente, diciamo, sembra che ho i televisori. Diciamo, poi quando uno è più magrino in viso, vabbè, comunque mi sono messa questi. Il mio solito make-up che ormai conoscete, infatti non faccio neanche più tutorial. Forse un giorno li riprenderò. Lo so che vi piacevano, so che molte persone si sono anche iscritte per quello. Però io sono così. Io faccio una cosa, poi ne faccio un'altra. Io faccio quello che faccio nella quotidianità. Però la mia quotidianità è altra. Cioè, è altro. E questo è l'outfit. Naturalmente è magenta, ma figurati se si vede.
Ho messo le scarpette comode e finalmente sta arrivando, c'è il sole, quindi le posso mettere. Adoro le sneakers, queste un po' più altine, ragazze. Sono la fine del mondo. Queste sono della Lumberjack, rosa, beige, bianche, diciamo panna. E ho la proclamazione della laurea del figlio di una nostra amica, quindi io vado così, che penso che vado più che bene. Metto il pellicciotto sopra, anche se c'è caldissimo. Vi faccio vedere la parete attrezzata, ma i colori del... vabbè, ma li conoscete, già l'avete visto, sto completo. Quindi questo. I capelli li ho fatti tipo al volissimo con un po' di... la spazzola Dyson, ma, la Dyson GHD, ma senza dargli tanta cura perché domani devo andare al parrucchiere. Quindi i capelli sono puliti, però ho dato una sistemata. Niente, con i miei occhialoni. Tipo stile diva, divissima. Ciao. Buongiorno, buon venerdì. Oggi mercato e non ho neanche fretta, solo che a luna devo andare al parrucchiere. Mi do una sistemata al volissimo, ma veramente al volissimo, non voglio mettere nulla di pasticciato, pasticciato. Vedete che ho un promemoria. Metto un po' di cipria e poi vado a ritoccare più tardi. Più tardi controllo la nutrizionista. Tanto atteso confronto. Ho un po' di cose da chiedere. Vedremo come andrà. Una cosa al volissimo, tanto per non scendere col viso, tipo sembro non sono così bianca. Siamo in una posizione troppo bianca. Vedi, è già cambiato. C'era la luce da sopra, ma io mi sto, ripeto una cosa, tanto per non, per dire, non sto uscendo proprio senza senza. Ok, come state? Come state? Io ieri sono stata in un negozio dove non sono mai andata, ma è quel genere tipo dove vado sempre io Tantillo, lo stesso, solo che si trova in una parte di Palermo un po' più in, quindi ha cose un pochino più graziose, ma con prezzi poco più altini di qualche euro, però. Un pantalone ce l'ho qua, nel frattempo mi tocco faccio vedere che ho far accorciare. Mi serviva un pantalone classico beige, questo è un bel punto di beige, mi piace. Se non perdo un altro chiletto mi verrà più stretto, però è bello. Comunque il pantapalazzo un po' più largo sotto, ma lo devo far accorciare, ma voglio aspettare un attimino. E poi ne ho preso uno verde bottiglia e un vestitino, ve li farò vedere naturalmente. Naturalmente, ve li farò vedere. Però su questo sono un poco indecisa se cambiarlo oppure no, perché mi viene proprio costretto, un po' strettino. Vediamo, vediamo se lo trovo oggi qualcos'altro al mercato che mi può piacere. Il beige, che mi serve un beige. Ma il tessuto che a me piace è... vedete, faccio solo la codina ormai, per sbrigarlo. Ci sarà un decluttering allucinante di vestiti, ma non perché non mi vengano più, perché tanto io compro sempre jeans e cose elasticizzate e mi vengono, pur perdendo 2 kg mi vengono. Ma devo farlo, ho troppe cose. Siccome io continuo sempre a comprare, ho realmente difficoltà a gestire gli spazi. Così è. Vediamo un po'. Ok, vi saluto perché è inutile. Mi guardate, io mi sto facendo un trucco di niente. Ieri sono uscita senza mascara, forse per la prima volta nella mia vita, perché l'ho dimenticato.
Cioè, a livello che sono arrivata tipo fuori, diciamo, ma manca qualcosa, sapete quando tipo manca qualcosa, avete lo sguardo spento? Cioè, avevo anche il... In questo caso non ce l'ho, avevo anche l'ombretto. Insomma, veramente, diciamo, mi sto rinco. E vabbè. Eccomi di nuovo qui. Sono uscita dalla parrucchiera. Punta che non facevo la piega mossa così. Bellissima. Ogni tanto ci penso. Mi ero fissata col liscio. Oggi così. Vabbè, perché mi servono per domani e devono durare di più. I lisci non sarebbero durati. Ma quante radici una colomba bianca? Quasi bianca, c'era qualche striatura nera. I capelli ormai hanno i riflessi mogano, non mi fanno proprio impazzire con i riflessi così, però li lascio scaricare un po' e poi mi farò un po' più sul miele, qualche punta di sotto, tipo d'estate baciati dal sole, si dice. Sì, così no? Buongiorno e buon sabato, buon caffè a tutti. Sono in ritardissimo. Il mio coniglio che fa da treppiedi è bellissimo, comodissimo. Così non abbiamo l'inquadratura. Ora vado a sciogliere tutti i buccoli che ho fatto ieri. Sistemo i capelli e mi vado subito a preparare per l'evento di oggi, che sono le nozze d'oro dei miei genitori. Quindi oggi sarà un giorno dedicato a loro. E siamo tutti contenti perché questi traguardi sono. Stiamo facendo qualcosa di semplice, una cerimonia in chiesa, una messa con i fratelli, diciamo, gli zii e noi figli. Cioè, quindi siamo una quindicina di persone, niente di che. E poi andiamo al ristorante. Quindi questo è tutto. Vediamo se riprenderò qualcosa, non lo so. Ieri controllo dalla nutrizionista, è andata più che bene. Mio marito ha perso tantissimo, io quello che dovevo perdere lo sapevo, quindi va benissimo, tanti centimetri, quindi siamo contenti. Tra martedì e mercoledì arriva la dieta nuova, vediamo. Che secondo me poi una cerca di voler cambiare. Comunque è andata bene, io sono soddisfattissima. Ripeto, io non ho da togliere chissà quanti chili, ma devo un po' modellare il corpo, quindi non è... Dobbiamo definire determinate cose. Mi devo mettere sotto con la palestra, che è la cosa che io, a parte la zumba che adoro, ma io dovrei fare altro, che anche a volte i miei dolori, comunque i miei fastidi ai tendini, alla cuffia, qua all'omero, non mi permettono, dico non posso fare chissà che cosa. Devo anche stare attenta anche alla mia sciatica, ragazzi. 43 anni da rottamare. Va bene. Vi chiudo, io vi saluto comunque in questo vlog, vi tengo aggiornate, vi do un bacio, grazie sempre a tutti del vostro affetto perché lo sento, lo avverto, anche quando non ci sono. Buon fine settimana, buon inizio di settimana, buona domenica.